Buongiorno, bentornati a Forum PA, torna anche la sanità a Forum PA, sono Antonio Veraldi di FPA e vi accompagnerò in questa mattinata di lavori che vedrà al centro il tema del potenziamento dell'assistenza territoriale e dell'uso dei dati per la governance del sistema sanitario. Il tutto ovviamente emerso in maniera evidente, in maniera importante nel corso di questi ultimi mesi caratterizzati, come sapete, dalla pandemia. Ringrazio Cisco e Vodafone per il sostegno a questa mattinata di lavori e passo a presentarvi i nostri ospiti per poi entrare direttamente nella trattazione di quelli che saranno gli argomenti e le varie posizioni. Lavoreremo con un'introduzione che abbiamo affidato a Chiara Sgarbossa, che è il direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Torino, con alcuni stimoli che serviranno poi ai relatori che seguiranno e che lavoreranno invece in una modalità a tavola rotonda, cioè con domande e risposte che io porrò e che loro saranno così cortesi da offrirci. E la tavola rotonda, dopo l'intervento di Chiara Sgarbossa, vedrà insieme con noi Massimo Annichiarico, che è il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Lazio, Monica Calamai, che è il direttore generale della ULS di Ferrara, Francesco Tripepi di Cisco e Bernadette Nubile di Vodafone, che invece ci porteranno la voce del mercato, cioè questo attore fondamentale nella realizzazione del miglioramento del sistema sanitario. Chiuderemo questa mattinata di lavori con Claudio Franzoni, che è partner di P4i, e con il quale insomma, andremo a individuare quelli che sono i punti forti del dibattito che svilupperemo insieme con gli altri relatori. Non credo che ci sia altro, la preghiera per tutti voi è ricorrente, abbiate pazienza, la devo dire, è quello del rispetto dei tempi, perché sapete che la modalità digitale, se da una parte aiuta coinvolgendo anche persone che sono in luoghi diversi e lontani o che non possono raggiungere Roma, dall'altra parte ha delle regole ferree, rigide in termini di rispetto dei tempi. Detto questo, do la parola a Chiara Sgarbossa. Chiara, piccoli stimoli per avviare la discussione. A te la parola. Grazie mille e grazie per l'invito. A me è il compito appunto di introdurvi alcuni dati che l'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano ha rilevato negli ultimi mesi, in particolare su due tematiche che sono appunto oggetto poi dell'evento di oggi. Chiedo se possono mettere le slide. Partirei diciamo dal PNRR, quindi da quello che ad oggi è stato definito come prioritario all'interno della missione salute, quindi la missione 6. In particolare sono stati affidati alla parte di innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 8,63 miliardi e altri 7 miliardi invece per tutto quello che riguarda il potenziamento appunto del territorio grazie anche alla telemedicina. Tra gli ambiti di intervento all'interno di queste due aree troviamo da un lato il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la valorizzazione dei dati proprio sul paziente, quindi per l'utilizzo diciamo in qualche modo utile di questi dati, e dall'altro la telemedicina come primo luogo di cura abilitante della casa come primo luogo di cura. In particolare sulla prima parte, quindi il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica, sono stati definiti 1,67 miliardi e il ruolo dei dati, come sappiamo, può essere molteplice, può servire per il governo, per la cura o per la ricerca. Uno dei fondamenti dell'utilizzo dei dati è sicuramente insieme all'infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute, che in qualche modo in questo caso viene ulteriormente rafforzato, quindi la parte sicuramente NSIS, vediamo anche un forte input sul potenziamento del fascicolo sanitario elettronico con 1,38 miliardi proprio in questa direzione.
L'osservatorio quest'anno, oltre ad analizzare alcuni dati che sono presenti sul sito del monitoraggio del fascicolo, ha cercato di comprendere come e quanto ad oggi il fascicolo sia già diffuso e utilizzato, ad esempio, tra i cittadini e anche tra i pazienti. Se guardiamo allo sviluppo del fascicolo, appunto da quanto emerge dal sito del monitoraggio, sappiamo che ormai in tutte le regioni in realtà è attivo. Il fascicolo è sicuramente uno strumento che potenzialmente potrebbe abilitare quello che è il nostro modello della Connected Care, in cui magari poi Claudio spiegherà altre peculiarità, proprio perché in realtà consentirebbe di raccogliere tutti quei dati sul paziente, raccogliere la sua storia clinica, rendere disponibili questi dati anche ai medici o a tutti gli attori che hanno in cura il paziente, ma allo stesso tempo anche implementare su questo fascicolo alcuni servizi innovativi aggiuntivi che siano effettivamente utili per la popolazione. Rispetto ad altri dati che provengono dal sito del monitoraggio, vediamo che più o meno si aggira attorno al 100% l'indice di attuazione dei servizi, diciamo del nucleo minimo che è previsto all'interno dei fascicoli sanitari delle diverse regioni. E anche grazie al decreto rilancio che ha eliminato l'obbligo di dare, diciamo, il consenso per l'attivazione del fascicolo, gli ultimi dati disponibili dicono che sono stati già attivati 52 milioni e 100 mila fascicoli tra i cittadini, quindi siamo ormai, diciamo, arrivati quasi alla totalità della popolazione italiana. Ma in realtà questi fascicoli, non vi riporto qua il grafico, non sono ad oggi sufficientemente alimentati da parte delle aziende sanitarie. Quindi più o meno nella metà delle regioni italiane in realtà la percentuale di aziende che alimenta con i referti i fascicoli sanitari è prossima allo zero. Allo stesso tempo nemmeno i patient summary sono inseriti all'interno del fascicolo da parte degli MMG, quindi in questo caso solo 3 regioni lo hanno fatto. Quindi sicuramente i cittadini ad oggi probabilmente non trovano tutte le informazioni di cui avrebbero bisogno. E i cittadini, quello che emerge appunto da questa ricerca che abbiamo svolto in collaborazione con Doxa Pharma su un campione rappresentativo di cittadini italiani, spesso non sanno nemmeno che esiste il fascicolo. Quindi qua trovate, diciamo, un dato di confronto rispetto all'ultima rilevazione che avevamo fatto nel 2019. Aumenta sicuramente il livello di conoscenza e anche di utilizzo, ma sicuramente non è un livello che ci soddisfa, proprio perché solo il 12% dei cittadini ha utilizzato il fascicolo e tutti gli altri ci dicono di non sapere che in realtà esiste questa opportunità. Situazione che, come sempre, cambia tra diverse aree geografiche e diverse regioni. Vediamo che in realtà è più alta la percentuale di coloro che conoscono il fascicolo e che anche lo utilizzano nell'area nord-est diciamo, della nostra nazione, mentre scende sia la conoscenza sia l'utilizzo nel sud delle isole, dove in realtà in molte regioni il fascicolo ha appena iniziato il suo livello, diciamo, il suo sviluppo, diciamo, i servizi che vengono offerti al cittadino. Passiamo in realtà all'altro argomento che volevo discutere oggi insieme a voi, quindi quello della telemedicina. Come abbiamo visto, la telemedicina è entrata un po' nelle priorità anche del nostro governo. Appunto, lo stesso Draghi aveva dichiarato che la casa di pazienti deve diventare il principale luogo di cura e che la telemedicina è sicuramente uno strumento molto utile per raggiungere questo scopo. E anche all'interno, scusatemi, anche all'interno del PNRR, in qualche modo viene dedicato proprio 1 miliardo di euro allo sviluppo di soluzioni e di telemedicina e ovviamente anche a tutto quello che è attorno alla telemedicina. Quindi noi diciamo sempre che lo strumento digitale non deve essere il punto di arrivo, quanto più uno strumento che consente di rivedere i processi e l'organizzazione del sistema sanitario. Rispetto all'utilizzo della telemedicina da parte dei medici, spesso vedevamo prima dell'emergenza un livello di utilizzo molto limitato, quindi che si aggirava per tutti i servizi che abbiamo considerato, in particolare quelli che vedono una relazione tra medico e paziente, intorno al 10%. Il teleconsulto in realtà era già utilizzato maggiormente, quindi con dei tassi che per i medici specialisti raggiungeva il 20-25%, ma vedete come durante l'emergenza effettivamente ci sia stato un balzo in avanti nell'utilizzo di questi strumenti da parte dei medici. Da un lato, proprio perché era l'unica modalità per svolgere alcune prestazioni
verso i pazienti da remoto, dall'altro perché comunque la normativa, anche grazie a alcune delibere che sono state definite a livello regionale e poi alle indicazioni nazionali di fine 2020, hanno consentito di dare anche diciamo una cornice di tipo normativo a come poteva essere rimborsata la telemedicina, quindi in questo caso al pari di una prestazione, la televisita al pari di una prestazione svolta in presenza. Quindi questo, diciamo, è quello che vediamo sul campo da parte dei medici. Ovviamente speriamo che poi la situazione continui e non si riduca ulteriormente l'utilizzo. Anche tra i cittadini c'è forte interesse, tra i pazienti forte interesse verso questo tipo di applicazioni, anche se ad oggi ancora pochi pazienti effettivamente hanno sperimentato la telemedicina per così come viene definita, quindi la televisita, il telemonitoraggio, sia con lo specialista che con l'MMG. Ora si parla principalmente di telefonate o di chiamate di controllo che il medico fa con i pazienti. Quindi, per concludere, diciamo alcuni, scusatemi, ma ho problemi con il presenter. Alcuni, no, scusatemi, non riesco ad andare avanti. Mi salta la slide. Chiedo aiuto alla regia se può andare avanti, ma non all'ultima slide. Mi salta, vabbè, lo dico a voce. Allora, diciamo che noi abbiamo definito effettivamente quali dovrebbero essere le azioni da mettere in campo affinché in realtà non, ecco, grazie, non solo sull'ambito telemedicina, ma in realtà sulla sanità digitale andare un po' verso il post pandemia, quindi non riuscire a gestire solo l'emergenza grazie al digitale, ma progettare nuovi modelli di cura grazie al digitale. Quindi serve sicuramente un cambiamento culturale che è già un po' avvenuto, ma in realtà è agli inizi del cambiamento. Serve sviluppare competenze digitali tra i cittadini, i pazienti, ma anche i medici, e questo porta anche a nuove competenze e capacità relazionali, proprio dovute anche all'utilizzo di strumenti come la telemedicina stessa. Occorre rafforzare la governance da parte di governo e regioni per garantire uniformità di accesso ed evitare quelle disparità che ad oggi ci sono sempre state nell'accesso alle cure, e utilizzare al meglio quelle risorse del PNRR sia per far evolvere i processi, sia per creare nuove competenze e appunto abilitare nuovi modelli di cura. Infine, ovviamente, è importantissimo che tutto quello che viene fatto, i progetti di successo, siano valutati a tutto tondo affinché possano essere poi di esempio anche ad altre realtà, sia aziendali che regionali. Io vi ringrazio, scusatemi, ho corso un pochettino, quindi rispetto, ai tanti dati che volevo presentare, e vi lascio la parola. Grazie, Antonio. Grazie Chiara, siamo noi che ti abbiamo fatto correre, in realtà parziale ripristino della verità, è evidente che i dati che tu hai presentato avrebbero meritato maggior tempo, ma ritorniamo al discorso che avevo avviato all'inizio di questa trasmissione, cioè del limite del tempo che abbiamo a disposizione e quindi della necessità di essere rispettosi dei tempi. Avviso però tutti che i dati che ha presentato Chiara Sgarbossa rimarranno agli atti di questo lavoro, quindi li potrete consultare con la presentazione con tutta calma e con la possibilità di fare qualunque tipo di riflessione aggiuntiva, sul nostro sito al termine di questo evento. In ogni caso, Chiara Sgarbossa e la struttura del Politecnico sono a disposizione per ogni tipo di chiarimento e anche per ogni tipo di ampliamento di questi dati che li trovate sul report complessivo della ricerca che è stata presentata al Politecnico alla fine di maggio nel convegno di chiusura dell'anno. Grazie ancora a Chiara, adesso passerei a dialogare con Massimo Annichiarico, direttore generale. Eccolo, lo vediamo. Scusate, ogni tanto mi vedete distratto, ma semplicemente perché sto dialogando con la regia per essere certo che il collegamento sia perfetto per voi. Vedo Massimo Annichiarico davanti a me. E, allora, Massimo, abbiamo visto dei dati. La riflessione che vorrei avviare con te, oltre agli stimoli che ha portato Chiara Sgarbossa, è quella legata all'assistenza territoriale, però, e in particolare a come all'interno di una regione sia possibile effettivamente attuare questo che è uno dei pilastri fondamentali del PNRR e come la struttura regionale, dialogando con le aziende sanitarie,
possa realizzare uno degli elementi importanti. Noi ne abbiamo discusso spesso, so che da parte tua c'è una grandissima sensibilità. C'è qualcosa a livello... No. Vedo un segnale. Tutto ok, ok. Dicevo, ne abbiamo parlato spesso nei nostri dialoghi, e un tema che a te sta molto caro, che è il change management, cioè come si può realizzare e gestire questo cambiamento rispetto allo stato attuale. Allora, i due punti della domanda che rivolgo a te è questa. Da una parte, raccontarci come la regione si è attrezzata per dare risposta potenziando l'assistenza territoriale, dall'altra parte come questo cambiamento sia stato dalla tua struttura, da te e dalla tua struttura governato. Buongiorno a tutti, ciao Antonio, intanto confermami che mi si senta, sì. Perché il collegamento, benissimo, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, saluto Antonio con affetto e lo ringrazio per questa opportunità. La prima parte della risposta è un po' la sintesi di quello che è stato possibile portare a sistema, anzi direi, per usare un termine tecnico, anche se di moda, ma rende l'idea, a ecosistema digitale nell'utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione durante la gestione delle diverse fasi della pandemia. Noi avevamo già a disposizione piattaforme digitali utilizzate in maniera anche intensiva. Mi riferisco per esempio a Lazio Advice, che è una piattaforma per il teleconsulto a distanza che avevamo già ampiamente utilizzato nelle fasi per emergenze di tipo diverso e che era stata implementata in maniera significativa poi per il consulto di carattere infettivologico. Alla piattaforma Lazio Advice, che era la madre digitale del confronto a distanza, soprattutto orientata al confronto fra professionisti, si sono poi via via affiancate altri strumenti di carattere digitale, da Lazio Dottor Covid, che è stata l'app con la quale abbiamo lavorato insieme al Dipartimento di Prevenzione e alle USCAR e alla Medicina Generale per il tracciamento e la sorveglianza a distanza dei pazienti che erano in condizioni di isolamento o di positività sintomatica, ma pauci sintomatica, tale da non essere ricoverati, alla gestione delle informazioni attraverso lo strumento delle centrali aziendali per l'assistenza, che nella regione Lazio avevano già avuto una loro strutturata e robusta conformazione e un loro pieno utilizzo anche per attività di coordinamento per i passaggi dei diversi setting assistenziali. In grande sintesi, e questo poi si sono aggiunti gli strumenti che io definirei più tradizionali di telemedicina, che erano già presenti attraverso la vera e propria televisita, attraverso anche l'utilizzo di strumenti di monitoraggio delle funzioni vitali che facevano capo a una centrale di telemonitoraggio che era appunto nella centrale operativa essenziale, che noi avevamo già usato prima della pandemia e che abbiamo portato a sistema soprattutto per i pazienti con patologie di carattere pneumologico. Ora, i cambiamenti più importanti sono stati non tanto e solo l'impiù intensivo utilizzo e, come dicevi tu chiaramente, il ruolo che lo schiaffo pandemico ha avuto rispetto alla postura della componente clinica nell'utilizzo di questi strumenti, ma innanzitutto quello di costruire un sistema integrato che potesse affiancarsi e integrarsi pienamente con anche modalità tradizionali di cura e assistenza. In questo devo dire il rapporto fra Regione Lazio, il rapporto con Lazio Crea e tutte le attività che poi abbiamo svolto per l'accesso alla vaccinazione sono state forte la cosa più evidente rispetto a quello che poteva essere il risultato di una semplificazione non solo dell'accesso all'assistenza ma anche dell'accesso a prestazioni come le vaccinazioni e quindi una modalità nuova che cambiasse davvero attraverso lo strumento digitale anche la relazione che il cittadino poteva avere sia con chi forniva servizi sia con chi forniva prestazioni sanitarie. Quindi direi parola d'ordine da questo punto di vista, se dovessi sintetizzarla, una nuova diversa e più completa prossimità. La seconda, nei 17 secondi che mi rimangono, che meriterebbe forse molto di più, è il tema del change management.
È stato forse più facile realizzarlo nel momento in cui la pressione pandemica e anche la pressione della campagna vaccinale ha determinato una grossa spinta all'utilizzo di tecnologie che hanno costretto anche uno status mentale diverso. L'elemento cruciale, e qui finisco per non rubare tempo, è quello che tu hai citato, e cioè che cosa faremo di tutto questo nel PNRR. E la domanda, a mio avviso, è una domanda che per noi ha un certo rilievo, perché il timore di molti, io credo, è che il PNRR sia un piano prevalentemente di carattere strutturalista, che poco guarda alle leve organizzative e al change management e a quella parte di riforme che sono essenziali soprattutto per alcuni settori, perché l'integrazione soprattutto orizzontale fra servizi possa essere realizzata. Allora, se il PNRR sarà lo strumento attraverso il quale riusciremo ad essere forzati a compiere delle mini riforme che ci consentono di lavorare con alcuni attori, la medicina generale, gli specialisti ambulatoriali in primis, ma anche figure come l'infermiere di comunità in modo diverso, questo sarà veramente l'aver portato il componente digitale a essere pienamente parte del servizio di assistenza. Se invece nel PNRR tutto si ridurrà in acquisto di tecnologie e in incremento del quantitativo delle sole cose che già facciamo, probabilmente rischieremo di perdere un'occasione. Grazie Massimo, recuperiamo però questo tema più avanti, se tu hai pazienza, perché invece è un tema fondamentale, e peraltro invito sia Francesco Tripevi che Bernadette Dubide, come diciamo controparte di mercato, abbiate pazienza, non è, ovviamente, siamo tutti dalla stessa parte, però è evidente che ognuno interpreta il suo ruolo, a cogliere questo spunto che ha portato adesso Massimo Annichiarico, perché è fondamentale dal mio punto di vista che anche l'offerta si caratterizzi e qualifichi, nel senso che non usiamo il PNR come una manna venuta dal cielo che ci permette di sistemare i bilanci delle aziende. Mi metto da questo lato insieme con voi, perché anche noi siamo un'azienda di mercato, quindi comprendiamo perfettamente le logiche, però diciamo il warning che ha lanciato Massimo Annichiarico è una riflessione estremamente importante che vi pregherei poi di sviluppare nei vostri interventi, cioè qual è il ruolo dei soggetti di mercato nell'interpretare il PNRR, scusate il gioco di parole, nella logica che stava intendendo adesso Massimo Annichiarico, e non semplicemente appunto come dopo un periodo di secchezza, di aridità, abbiamo finalmente tanta acqua da poter sanare. Quindi mettetevelo in un canto, diciamo, come elemento, ma proviamo a svilupparlo, non lo eludiamo perché è un elemento importante. Grazie Massimo, poi torniamo appunto a sviluppare questi temi che abbiamo appena accennato. Adesso passerei a Monica Calamai. Cambiamo un po' scenario relativamente, sia per quello che riguarda la geografia, perché andiamo in Emilia-Romagna rispetto al Lazio, ma cambiamo scenario anche perché andiamo in un'azienda sanitaria, anche se Monica Calamai, lo ricordo per chi lo avesse dimenticato, in realtà raggruppa esperienze sia regionali che aziendali, tanto tempo come direttore generale di aziende sanitarie in Toscana, fino addirittura un'azienda universitaria come il Careggi, e poi la responsabilità come direttore generale in Regione Toscana. Quindi lo scenario attuale, l'osservatorio attuale è quello di un'azienda sanitaria, l'esperienza e la competenza della persona invece è l'esperienza a tutto tondo di conoscenza del sistema sanitario. Farei la stessa domanda anche a te Monica, nel senso, prima cerchiamo di capire, facciamo il punto nave, cioè dove è la tua azienda in questo momento in risposta a quelle che sono le esigenze, come hai governato il posizionamento dell'azienda, come hai messo la nave in funzione delle esigenze della pandemia. E poi anche a te chiederei appunto questo potenziamento dell'assistenza territoriale con alcuni spunti che noi anche con te abbiamo sviluppato, per esempio il rapporto che c'è con il resto del territorio e con gli attori del resto del territorio, ne dico uno, i comuni, la conferenza dei sindaci, che sono un'interlocuzione fondamentale. Monica. Sì, allora è chiaro che questi ultimi quasi due anni sono stati caratterizzati dalla pandemia. Io direi che noi l'abbiamo
utilizzata soprattutto l'ultimo anno come un'opportunità intanto per migliorare ed aumentare la programmazione ma anche la flessibilità dell'azienda, tant'è che per quanto la pandemia abbia avuto momenti particolarmente delicati anche qui nel Ferrarese, siamo riusciti grazie a questa flessibilità e sinergia legata a un percorso anche di fusione con l'azienda ospedaliera, siamo riusciti a governarla molto bene con un grande potenziamento del territorio, per cui il territorio direi paradossalmente l'ha fatta da leone nonostante i grandi e importanti ricoveri all'interno degli ospedali. Lo stesso posso dire la nostra provincia in termini di programmazione della vaccinazione, quindi sempre legata alla pandemia, ha avuto un ruolo e ha un ruolo tuttora direi strategico. È chiaro che tutto questo l'abbiamo però vincolato e non abbiamo perso la visione di quello che poteva essere il ruolo di un'azienda digitale anche in virtù di uno di quelli che è l'obiettivo, anzi principale di mandato che ho qui su Ferrara, essendo l'unico direttore generale, a Cona c'è un commissario, perché la funzione è quella di arrivare alla fusione delle due strutture, delle due aziende, e quindi abbiamo intrapreso ancora prima di un documento di ridisegno di un'azienda unica, ci abbiamo abbinato un percorso di azienda digitale che è arrivato a conclusione l'altro giorno, quindi noi abbiamo lavorato tutto l'anno, nonostante la pandemia, una programmazione di azienda digitale che vede necessariamente un po' quello che diceva il dottor Annichiarico prima, non il raffazzonamento e quindi l'inserimento di pezzi di tecnologia, ma una visione complessiva nuova di azienda unica e di azienda digitale, che vuol dire quindi avere un progetto sanitario sicuramente nuovo, dove il digitale diventa uno degli elementi importanti all'interno di questo. Quindi abbiamo chiaramente utilizzato degli interlocutori esterni che hanno affiancato gli professionisti e i coordinatori da noi individuati delle due aziende per lavorare a questo percorso, coinvolgendo anche ovviamente tutta la parte clinica, ed è chiaro che il documento finale fatto di schede operative però ridisegna completamente l'azienda, intanto come azienda unica, quindi questo è un progetto sanitario con tutta una serie di percorsi e di percorsi assistenziali complessivi, ovviamente si parla di percorsi, quindi non divide più l'ospedale e il territorio, ma chiaramente al di là degli investimenti assolutamente necessari e previsti e programmati nelle varie tipologie, diciamo così, di percorsi che portano poi a un assetto definitivo, vedo un disegno complessivo e quindi non degli investimenti spot all'interno di quello che è anche il PNRR. Questo lavoro ci ha aiutato decisamente molto, perché arrivando poi il PNRR abbiamo un lavoro, diciamo così, che è in sinergia e che cerca, anzi secondo me supera anche una visione che è molto rischiosa all'interno della missione 6 ma anche della missione 2, che è quella della frammentazione, dell'acquisizione, no, della tecnologia piuttosto che digitale, piuttosto che della tecnologia di per sé. Quindi in questa visione che comprende sia le infrastrutture sia le tecnologie legate ai percorsi, questo sicuramente è stato particolarmente utile, quindi ci siamo mossi su questo con un grande lavoro. Da questo abbiamo poi estrapolato delle progettualità operative che sono in corso. Io non so se ne parlo dopo, e che comunque comprendono sia l'accoglienza digitale, che quindi su cui stiamo lavorando, sia la telemedicina, che nello specifico comprende la telecardiologia, tutta la telemedicina per le cure palliative, diabete, e poi stiamo lavorando sulla teleriabilitazione e sulla telemedicina, la teleprevenzione, fatemi usare questa espressione, per gli stili di vita. Monica, se hai pazienza, aprirei una finestra su questo discorso della teleriabilitazione, perché è un esempio organizzativo particolarmente interessante, se ci puoi descrivere, perché in realtà è una realtà della vostra azienda sanitaria, ma coinvolge altri soggetti a livello clinico.
Sì, in realtà noi appunto non ci siamo fatti, come dire, impaurire dalla pandemia, quindi abbiamo strutturato un progetto con l'Istituto Rizzoli per riqualificare l'ospedale di Argenta, all'interno del quale quindi abbiamo previsto, stiamo chiudendo ora l'accordo quadro, una proiezione del Rizzoli con l'idea di un IRCCS diffuso che quindi che vuol dire un pezzo di Rizzoli che viene su quell'ospedale legato ovviamente alle fughe, tutta una serie di considerazioni. Ovviamente ritorniamo a un progetto sanitario che, non, che ha diverse funzioni e abbiamo strutturato sia l'unità operativa di riabilitazione ospedaliera, ma anche tutto il progetto di teleriabilitazione che devo dire alla Regione è piaciuto molto e quindi vedrà anche qualche finanziamento, diciamo così, ad hoc, e di riabilitazione anche territoriale, proprio per interfacciarsi e per consentire in questo modo in zone disagiate. Noi siamo caratterizzati da delle aree interne che, come sapete, il PNRR ha attenzionato e che ci consente di sviluppare tutta la parte della teleriabilitazione a domicilio o nelle case della salute, di cui noi per fortuna siamo abbastanza ricchi, perché solo nella azienda che dirigo ce ne sono sette. E che quindi andrà a implementare, diciamo così, tutto questo percorso. Non so Grazie. se. Grazie. Poi torneremo e affronteremo anche un altro tema che so tu stai trattando, che nell'ambito, appunto, stiamo vedendo l'immagine del progetto azienda digitale della tua azienda e quella dell'azienda ospedaliera universitaria, che è il tentativo di ragionare in termini di digital twin. Cioè andare sulla frontiera, in questo caso tema che ci conserviamo per il secondo giro. E, Bernadette Nubile, Vodafone Business, nell'immaginario è un provider di TLC. Allora, ci aiuti a collocare, diciamo, un player di questa importanza, di questa ampiezza nel discorso che stiamo facendo? Cioè, come voi vi affiancate, hai sentito diciamo, le due rappresentazioni sia da parte di Massimo Annicarico Regione Lazio sia da parte di Monica Calamai. Quindi un player di mercato, come si colloca all'interno di questo disegno? Qual è il messaggio che viene dato alle aziende sanitarie, al mondo della sanità, per avviare questo dialogo fra mercato e strutture della sanità pubblica? Qual è il messaggio che viene trasmesso? E in particolare quello di Vodafone, ovviamente. Sì, grazie Antonio, grazie per l'invito a questo momento di confronto. Ma qual è il nostro ruolo? Innanzitutto mi piace un po' condividere con voi quello che abbiamo visto durante questo momento pandemico e quindi qual è stato un po' l'insegnamento che ci portiamo dalla pandemia e cosa quindi vediamo nel futuro. Di fatto sappiamo tutti che la pandemia ha modificato le nostre vite creando un potentissimo acceleratore di cambiamento in tutti gli atti nella società in cui stiamo vivendo, facendoci fare di fatto un balzo nel futuro. E in questo l'abbiamo visto soprattutto nel mondo della sanità, che ha subito e subirà profondi cambiamenti, proprio come anche dalle testimonianze che abbiamo sentito. In questo noi riteniamo che le tecnologie digitali stiano aprendo la strada verso un concetto di sanità che non è più da intendersi come ospedalocentrica, ma piuttosto che pone il paziente al centro della cura. E con questo Vodafone mette a disposizione le sue reti 5G, che grazie ad una velocità superiore ai 10 gigabyte, con una latenza inferiore ai 10 millisecondi e soprattutto con la capacità di connettere un innumerevole numero di oggetti alla nostra rete, riesce a creare un modello sostenibile verso l'accesso alle nuove cure. E su questo posso dire che durante la pandemia abbiamo contribuito a
alla realizzazione attraverso la sperimentazione del 5G per la radiologia tra due sedi dell'Istituto Humanitas, che sono quella di Rozzano e il Pio X. Nella sede milanese sono stati collegati in 5G la sala della risonanza magnetica e il macchinario, e proprio grazie alla banda e alla latenza molto al millisecondo, il tecnico della radiologia è riuscito a condividere con il medico di stanza a Rozzano dati e immagini in tempo reale, potendo garantire così un totale abbattimento dei tempi di esecuzione di diagnosi e riducendo, evitando lo spostamento del paziente e quindi riducendo al minimo l'attesa delle cure. Ancora abbiamo collaborato insieme con Maiargo Italia a fornire il supporto nell'implementazione di un sistema di telemonitoraggio che è in sperimentazione con l'Istituto Maugeri, anche qui dedicato ai pazienti Covid. In questo caso la nostra soluzione rende possibile al medico, tramite l'utilizzo di strumenti, laptop, tablet, smartphone, di poter monitorare i pazienti che sono ricoverati presso l'istituto ospedaliero e anche i degenti presso il proprio domicilio, al fine di poter intervenire con tempismo nel caso in cui dovessero essere necessari interventi in tempo reale, così da modificare anche diversi parametri. In questo ho sentito poi parlare del ruolo di mercato. Non so, Antonio, se vogliamo parlarne già adesso di come vedo Vodafone all'interno di questo ruolo, o vogliamo dedicarlo in un momento successivo. Accenno solo nel dire che penso che la partnership che per la realizzazione del PNRR sulla Mission 6, che in questo momento deve crearsi tra il mondo delle imprese e la sanità, sia fondamentale per la realizzazione. E per superare quegli ostacoli che appunto di frammentazione che caratterizzano proprio il sistema e su cui una collaborazione, una partnership solo può essere in grado di monitorare e superare. Grazie, sì, Bernadette, lo riprendiamo nel secondo giro, sempre con la stessa preghiera di tener presente l'osservazione che faceva Anni Chiarico in partenza, cioè il discorso strutturale che è quello che è più connesso alla filosofia ed è del cambiamento a cui noi dobbiamo tendere. Come addetti, come operatori vicini al sistema sanitario nazionale. Questo è un passaggio che va metabolizzato anche da parte degli attori di mercato. Lo riprendiamo, così come ti pregherei anche di riflettere, anche in questo caso molti dei nostri dialoghi girano intorno a questo tema, il discorso del procuramento pubblico, che è poi un pezzetto non banale del discorso che stiamo facendo. Francesco Tripepi, Sisco, altra realtà multinazionale, sostanzialmente stiamo parlando come con Vodafone di player di mercato che sono in grado di un'offerta diversificata sotto tanti punti di vista. Quello che però qualifica, secondo me, e differenzia le vostre realtà è il modo in cui potete affiancare le aziende sanitarie, no? Nella conduzione strutturale di questi progetti. Ecco, Francesco, aiutaci a comprendere il ruolo di Sisco al di là delle grandi capacità tecnologiche, dell'offerta tecnologica che voi avete e che, insomma, conosciamo tutti. Buongiorno a tutti, grazie intanto per i vari spunti ricevuti in tutti i precedenti interventi. Allora, io sposo al 100% il primo del dottor Anni Chiarico, perché non possiamo più usare la tecnologia come la stiamo usando oggi. L'integrazione dei sistemi è fondamentale per crescere e andare al livello che serve crescere oggi. E il PNRR ci darà una capacità di investimento unica, rara. Noi avevamo una pubblicità in Cisco qualche anno fa che diceva non c'è mai stato un momento migliore per, e c'erano varie declinazioni. Ecco, per noi la frase è non c'è stato mai un momento migliore per fare quei cambi strutturali adeguati a creare un processo interno alle aziende sanitarie di territorio che vadano a usare la tecnologia per svolgere meglio il loro lavoro. E io qui parlerei di integrazione e collaborazione.
è fondamentale mettere gli operatori sanitari in grado di comunicare fra di loro, di darsi informazioni veloci per poi dedicare il tempo al paziente. Allora, io spingerei l'acceleratore su quel lato, perché è quello che è più facile da realizzare, ma è organizzativamente importante farlo matchare a livello poi pratico. Quindi la tecnologia deve essere solo lo strumento per far migliorare questo tipo di attività, deve essere il nuovo modo trasparente per cui si lavora. Il medico non deve mettere la testa alla tecnologia, quindi non possiamo creare dei silos all'interno dell'azienda sanitaria, quindi come avete detto, grazie al PNRR, prendere questi fondi e aggiungere tecnologia. No, bisogna lavorare sul caso d'uso, seguire quel percorso del caso d'uso e vedere come integrarlo con l'esistente. Non dobbiamo sempre reinventare l'acqua calda, dobbiamo partire da quello che c'è e migliorarlo. E questo è l'unico sistema. Le architetture hanno bisogno di essere a questo punto, in certi casi espanse, in certi casi migliorate. Metterei un accento sulla cyber security perché purtroppo un elemento che è successo durante la pandemia, gli ospedali hanno avuto un incremento degli attacchi informatici da quei ragazzotti che tendenzialmente avevano meno da fare e hanno cercato di andare a giocare in un mondo che in quel momento aveva ben altro da guardare. Quindi, gli elementi che gli ospedali stanno portando a contribuzione come informazioni sono elementi che sono quelli famosi dell'IoT, quindi anche da lì possono entrare attacchi. Quindi quello che dobbiamo fare è integrare, espandere, far sì che la collaborazione migliori in modo sicuro. Gli strumenti che oggi si sono utilizzati con la pressione della pandemia non sono strumenti aziendali, sono strumenti che ognuno ha dovuto mettere in campo e espandere più o meno per reagire alla necessità. Oggi quella possibilità va strutturata. Mi piace che il PNRR, per esempio, in questa struttura parli e separi la teleassistenza dal teleconsulto, dal telemonitoraggio, dalla telerefrattazione, perché sono quattro elementi staccati che devono essere parte di un'unica, ovviamente, architettura, ma che, come potete immaginare, permettono una collaborazione ben chiara in direzioni diverse e ci sono delle possibilità, diciamo, da cogliere prima di altre, perché andare giustamente nei paesi un po' più dispersi a dare un certo tipo di assistenza è buono, è da fare, ma è anche molto più complicato. Allora andiamo per gradi, facciamo le cose prima subito e poi facciamo le cose più complicate leggermente dopo, perché se abbiamo il medico che ha fatto alcune cose, poi potenzialmente anche il tempo per farne delle altre. Dobbiamo cercare di bilanciare dove andare a investire facendolo in modo integrato. Ripeto, la parola integrazione, io sposo ogni parola che ha detto il dottor Manicchiarico perché è quella fondamentale per crescere, perché l'organizzazione si deve muovere. Bene. Digitale, tanto per aggiungerlo, non fatelo, non fatelo. Bene. Stanno venendo fuori degli stimoli estremamente interessanti. Dobbiamo fare un esercizio nella mattinata di oggi, ovviamente, per quello che è il compito legato a questi momenti di lavoro comune e la possibilità di incidere, legato appunto a questi eventi, di passare dal non fare al fare. Vi chiederei un po' questo esercizio, no? Anche nel secondo giro. Abbiamo detto, mi sembra, tutti quanti abbiamo chiarito quali sono i confini del non fare, cioè non dobbiamo, non dobbiamo, non dobbiamo. Ok, proviamo, diciamo, a trasformarli in maniera costruttiva, dando delle indicazioni al di là della cornice che è già abbastanza chiara del PNRR e di tutti gli atti, che sono adesso collegati, per dire quello che invece dobbiamo fare. E con questa logica tornerei da Massimo Annichiario che vedevo annuiva di fronte agli interventi degli altri, quindi da una parte gli chiederei appunto di collegarsi a questo per precisare, d'altra parte però chiederei a lui
sempre in funzione del tipo di contenuti che abbiamo condiviso anche in altre occasioni, di focalizzarsi su due aspetti. Uno era venuto fuori già nel precedente tuo intervento e riguardava il livello di collaborazione, che è particolarmente interessante, fra il livello regionale e il livello aziendale, dove disegnerei due ruoli specificando, e questo è successo in vari progetti di Regione Lazio, il telemonitoraggio piuttosto che il teleconsulto, dove c'è stata l'indicazione, ma nello stesso tempo mano libera alle aziende di scegliere diciamo, modalità organizzative e tecnologiche per l'attuazione. La seconda cosa, ma perché è un tema di cui, ripeto, abbiamo parlato spesso, è il tema del management, cioè il cambiamento si fa selezionando il management sia a livello regionale che a livello di azienda sanitaria, perché questo cambiamento, questa trasformazione digitale sia attuabile. L'abbiamo fatto insieme quando tu eri direttore generale al San Giovanni, e qui sottolineo un altro aspetto che metterei sotto l'attenzione di tutti: quando tu hai sottolineato più volte come il responsabile, adesso la figura è il responsabile della transizione digitale, deve essere a diretto riporto del vertice aziendale, cioè la tecnologia non è un di cui, la tecnologia fa parte. Scusami se ho messo insieme tutti questi, no. Però l'occasione per dialogare con te è sempre preziosa da questo punto di vista. Grazie Massimo. Ti ringrazio Antonio, hai citato esperienze importanti che abbiamo fatto e che stiamo facendo, importanti per me sicuramente perché mi hanno consentito di praticare un po' sul campo le cose di cui stiamo parlando. Allora, intanto ho molto apprezzato gli interventi che mi hanno seguito, in particolare apprezzo anche la postura molto posata e molto riflessiva dei player di mercato, dopo dirò anche perché. Allora, vorrei non dire delle cose che non dobbiamo fare, vorrei dire delle cose che dobbiamo fare. Le due cose si tengono. Io sinceramente, se penso alle cose che dobbiamo fare, penso che una delle cose peggiori è che possiamo dire quante case della salute ci vogliono ogni 1.000 abitanti. Ecco, questa è una cosa che per Regione Lazio rappresenta un limite, un enorme limite che noi vorremmo superare, ma che purtroppo ho come l'idea, più che l'idea, quasi la certezza che una parte dei fondi, per come è stata già definita, verrà distribuita secondo queste modalità. Questo lo dico semplicemente perché questo induce delle distorsioni nel sistema enormi, poiché le differenze e le diverse modalità con le quali si può pervenire al tema della prossimità sono appunto molto collegati a quello che sono le variabili presenti sul territorio e le esperienze fatte. Noi siamo sempre molto attenti quando ci vediamo in questa situazione a raccontare ciò che funziona e ciò che va bene. Io credo che sia molto importante che ci raccontiamo ciò che non funziona e ciò che non va bene per farlo, per cercare di migliorarlo e per cercare di farlo. Noi una parola che manca completamente nel PNRR, che credo che il sistema digitale può essere strumento per affrontare, il tema del contrasto alle diseguaglianze e il tema della prossimità, il tema della distribuzione della popolazione, il tema dell'accessibilità, sono un elemento centrale rispetto al contrasto alle diseguaglianze che fra l'altro la pandemia ha reso più evidenti e ampliato anche in altri settori. E non parlo soltanto di quelle di carattere socio-economico, ma parlo non solo del digital divide, ma di mille altre condizioni nelle quali l'utilizzo della tecnologia può essere un elemento di semplificazione oppure un elemento di divisione. Quindi ribadisco che l'idea dell'integrazione dell'ecosistema e di una condizione di cambiamento che sia molto più vicina a una riforma che è un'idea strutturalista, per capirci, il DM70 del territorio, che perlomeno aveva il vantaggio di mettere in rapporto volumi ed esiti, mentre invece qui andiamo verso un'idea di numerosità per densità di popolazione, che mi sembra che sia una cosa che vada bene per i centri ad alta complessità. Credo che abbia nel nostro paese dei limiti importanti a seconda di quale regione, delle realtà in cui viene calata. Tu hai citato l'esperienza di Regione Lazio, che è stata la prima regione che ha normato da un punto di vista regionale, tariffando e inserendo all'interno della propria codice di prestazioni tutte le attività che, giustamente è stato sottolineato, sono molto diverse fra di loro: le attività in sincrono,
le attività di confronto fra professionisti, quindi la telemedicina, telenursing, telemidwifery rispetto alla teleconsulto, che è invece un'attività fra professionisti, alle attività svolte direttamente al personale medico per supplire in quel momento e in un momento successivo per integrare prestazioni diverse. Ora, tutta questa differenziazione è, credo, un patrimonio, davvero la complessità di questi elementi che abbiamo appreso, e non tanto quelli che abbiamo fatto bene, perché quelli che abbiamo fatto bene ci hanno insegnato una serie di cose, ma io credo vorrei imparare soprattutto quello che non siamo riusciti a fare bene e comprendere come possono trasferire l'una esperienza nell'altro e di cose non fatte che oggi creano ancora una condizione di possibile disequità e che possiamo contrastare sono moltissime. Da questo punto di vista, gli human centered design rappresenta, e in questo caso anche un modello cogestito con i player di mercato, qui c'è il tema del procurement che dicevi tu, rappresenta un elemento centrale. Ma lasciami dire due ultime cose, poi mi taccio per non rubare ulteriore tempo, poi semmai sicuramente queste cose verranno sviluppate. Uno, lo riprendo, il tema del procurement di cui hai parlato tu, cioè noi possiamo fare procurement con un'alleanza con i player di mercato. Non c'è uno strumento che nasca utile se non è calato nel contesto in cui esso deve essere utilizzato. Questa disponibilità io nei player di mercato la colgo, la vorrei accogliere anche nell'interno delle politiche regionali, perché è esattamente quello che mi serve per realizzare ciò che mi serve nei contesti in cui ho la possibilità di applicarlo. Quindi soluzioni non preconfezionate, ma ripeto, human centered design oppure comunque modelli di servizio che rappresentino una risposta alle esigenze sostanziali delle singole situazioni, delle singole condizioni professionali, storiche e dei modelli di sviluppo che abbiamo. L'altro, finisco, perché mi sta veramente a cuore. E qui c'è un convitato di pietra del quale noi possiamo continuare a non discutere, ma che noi dobbiamo, qui possiamo ragionarci all'infinito, ma tanto le cose non sono molto diverse nelle diverse regioni. Io ne ho girate, e per quanto ci siano isole in cui queste situazioni sono, qui c'è la medicina generale che è fuori da tutto questo ragionamento, è dentro ai propri sistemi rispetto ai propri sistemi applicativi, ma è fuori da tutto il resto, è fuori da una riforma che non si è avuto neanche gentile, che si è avuto la possibilità di iniziare, che noi volevamo iniziare. Possiamo realizzare tutte le strutture che vogliamo, ma se abbiamo degli interlocutori che in un modo o nell'altro, e non sto criminalizzando una categoria rispetto a un'altra, ma soltanto, come posso dire, comprendendo che la diversità degli strumenti crea problemi nell'integrazione orizzontale anche dal punto di vista digitale. Chi è un player di mercato sa molto bene che in tutti i contesti oggi noi non riusciamo a integrare informazioni, e noi abbiamo questo problema perché, pur essendo stati in grado di inserire le attività vaccinali dei medici di medicina generale sul portale regionale, quindi avendo fatto una rivoluzione copernicana, perché i medici di generale vengono presentati al cittadino che prenota le sue prestazioni come pezzo del servizio sanitario regionale, quali sono? Abbiamo tutto sempre un tema di interoperabilità dei sistemi, di silos, di informazioni che sono nel possesso delle singole unità di cure primarie o del singolo medico di medicina generale. Ecco, noi abbiamo questo pezzo di riforma che il digitale può spingere a rendere evidente, essere anacronistico, perché il digitale rende evidente che stiamo parlando di una cosa vecchia, di una cosa superata, che ha bisogno di una riforma, e questo digitale è una grande leva, non è la soluzione, ma è ciò che rende evidente ciò che oggi non possiamo più continuare a gestire nello stesso modo, ma dobbiamo evidentemente modificare, grazie anche a questa opportunità. Ripeto e finisco, mi sembra che l'indirizzo che a livello nazionale nelle relazioni con le regioni sta emergendo non sia esattamente questo. Conto anche sul contributo delle forze culturali, dal Politecnico di Milano a quello che rappresenta Forum PA, a tutte le altre condizioni nelle quali si formano le competenze di cui hai parlato, perché ci si renda conto che l'esigenza di sviluppare una cultura di questo tipo è elemento fondamentale per una riforma che sia una evoluzione vera, che passi attraverso il PNRR e non il contrario, cioè il PNRR che passa attraverso una riforma che non c'è. Sì, grazie Massimo. Naturalmente il nostro dibattito ha caratteristiche costruttive, quindi d'accordo con te risottolineo che non c'è nessuna valutazione, nessun giudizio verso nessuno dei soggetti e degli attori del Sistema Sanitario Nazionale. Siamo profondi conoscitori del Sistema Sanitario Nazionale, partiamo da quelli che sono le lacune, i gap da colmare e
ci immaginiamo una visione diversa da quella che è stata una visione corretta fino a qualche anno fa. Probabilmente l'attualità ci sta dimostrando che è necessario cambiare. Non possiamo lasciare il sistema così com'è, come è nato 30, 40 anni fa, semplicemente perché così è stato fatto 30 anni fa. Cioè, sarebbe folle come decisione. L'innovazione deve essere comunque perseguita, e noi diciamo sempre che l'innovazione non è solamente tecnologica, ma anzi parte dal livello organizzativo. Quindi questo è questo per chiarire agli amici della medicina generale che ovviamente non c'è nessun intento di giudizio, o anzi a noi abbiamo piacere che loro siano all'interno del sistema e che contribuiscono a questa innovazione. Monica Calamai, allora, tu sei donna del fare, l'abbiamo visto tante volte insieme, io ti ho visto lavorare su tanto, quindi il fare in questo momento nella tua azienda e il fare proiettato appunto su scala regionale e poi su scala nazionale, qual è il contributo che ci puoi dare? Sì, ora assolutamente donna del fare, perché io credo che la coerenza passi sempre ovviamente dall'avere un pensiero. E quindi, come manifestavo prima, non amo agire in modo frammentario, ma dentro una visione complessiva, che meglio ancora deve tener conto di quello che è anche la visione regionale e nazionale in cui ti vai evidentemente a collocare, perché solo all'interno di una progettualità definita poi hai una programmazione e delle azioni che ne sono conseguenti. Però le valutazioni che poi anche che gli operatori, perché poi ci troviamo tutti, che si sia a livello regionale, che si sia nelle aziende o a livelli più alti, poi abbiamo necessità di una coerenza, cioè dalle parole, dall'ideazione dobbiamo passare all'azione e quindi lasciare un segno effettivo, mai come in questo momento c'è la necessità di una trasformazione profonda. Mi permetto di risottolineare due cose che sono state accennate. Sì, io insomma, anche perché ho fatto diversi webinar che ho coordinato sul PNRR, devo dire che la missione 6 è quella che trovo meno, cioè che meno mi ha soddisfatto rispetto ad altre, perché chiaramente vuole introdurre un meccanismo di riforma della realtà territoriale, ma in realtà è molto frammentaria, almeno come viene descritta all'interno, e quindi c'è la necessità oggettivamente di una rivisitazione complessiva anche del sistema, di una riforma del sistema che sia comprensiva sia della rete ospedaliera, è vero che c'è il DM70, ma i percorsi del paziente non sono frammentati, ma di una visione diversa che non può essere data solo dai numeri, ma anche dai numeri, perché poi c'è una traduzione oggettivamente pratica e di tipo organizzativo di quella che può essere la realtà del territorio. È un pochino dentro a questo che noi ci siamo cominciati appunto a muovere, in parte nella realtà aziendale, ti dico il regionale in cui mi trovo ora, ci siamo cominciati a muovere nella logica anche di prospettiva, quindi azienda unica all'interno della provincia, dove quindi non ci sono più due aziende separate, quindi abbiamo cominciato a lavorare in questa direzione già operativamente. Per dirti, il percorso di budgeting di questo anno è congiunto con una scheda unica, con degli obiettivi unici, quindi questo è il ragionamento, ma delle azioni uniche come l'azienda digitale. E poi ci siamo cominciati a muovere tenendo conto, estrapolando dei pezzi, incominciando ad inserire due partite fondamentali, una che è determinante, la cultura diffusa, quella che è la cultura digitale, e in questo caso parliamo di digitale, non può essere un appannaggio della direzione strategica, non può essere appannaggio del middle management, ma deve essere appannaggio di tutta, in modo corale, di tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda, perché non si tratta solo, e questo io terrei a sottolinearlo ai player, non si tratta solamente e esclusivamente di percorsi sanitari, noi nel momento in cui abbiamo
l'inserimento e la presa in carico del paziente o del cittadino, abbiamo anche un'accoglienza amministrativa. Quindi voglio dire, la cultura che tu devi diffondere, il coinvolgimento che devi andare a fare è molto più diffuso. Tutti devono sapere che noi stiamo dentro questo percorso e quindi creare una cultura. Quindi anche la componente formativa non è indifferente, visto che non si può cambiare tutti gli interlocutori che hai dentro un'azienda. Poi hai delle necessità che sono quelle di introdurre delle figure nuove che non hai, o di migliorare gli skills, gli hard skills di alcuni soggetti che invece hai inseriti nel tuo contesto. Quindi noi ci siamo e ci stiamo muovendo ulteriormente in questo senso. Abbiamo, come ti dicevo, cominciato a estrapolare, quindi nella parte territoriale, proprio in virtù di quello che è l'obiettivo di prossimità, di equità, ma anche di capillarizzazione, che è tanto vera, ancor più vera, laddove hai delle zone rarefatte come noi abbiamo nelle aree interne. Siamo riusciti a, anche da un punto di vista economico, mi devo dire, estrapolare, ritrovare dei fondi che non erano stati spesi, che sembra un paradosso, di telemedicina, che quindi abbiamo inserito all'interno del percorso digitale, e siamo operativi sulla telecardiologia. Siamo già operativi, soprattutto su tutti i monitoraggi in remoto, con anche dei numeri che ci hanno consentito, diciamo così, di praticare dei controlli a distanza, con una riduzione di oltre il 30% delle visite in presenza, con quindi un recupero di tutta. Veramente un lavoro straordinario che stiamo appunto diffondendo ulteriormente. Quindi stiamo sviluppando, e questo comporta anche l'acquisizione conseguenze di tecnologie, come vi dicevo prima, tutta la componente in remoto sul diabete, quindi della telemedicina per la parte diabetologica, il percorso del diabete, con anche le componenti oculistiche, e quindi in remoto la vista del fondo dell'occhio e quant'altro, piuttosto che le cure palliative per il monitoraggio a distanza del dolore. Questo lo stiamo facendo oggi su un territorio preciso, che è coinvolgendo 40 cittadini, quindi ben individuati, per poi andarlo a estendere complessivamente su tutta l'azienda, compreso quello della teleriabilitazione e della gestione dell'obesità, che vi dicevo. Quindi è una cosa, direi, estremamente pratica, che stiamo mettendo in ponte ed è in divenire. Tutto questo, mi permetto di dire, grazie anche all'inserimento, e poi mi tacito, già operativo, perché abbiamo cominciato la programmazione e il percorso formativo dei primi 40 che sono stati assunti infermieri di comunità / famiglia nel territorio. Ora abbiamo il secondo corso per altri 40 infermieri, perché come dire, il territorio non è fatto solo di case della comunità, è fatto sostanzialmente delle case dei cittadini. È fatto dalla medicina generale, dai pediatri di libera scelta, che come tutti noi devono rivedere la loro organizzazione, ma anche da figure nuove. E questa dell'infermiere di comunità, che non rimanga su carta ma diventi operativa, è sostanziale, perché è un supporto determinante non solo per tutta la medicina preventiva e predittiva del territorio, ma anche come sviluppo ulteriore e supporto e sviluppo di tutta la parte della telemedicina in tutte le sue accezioni, quindi che si tratti di teleconsulto, che si tratti di telemonitoraggio, perché diventa elemento appunto educativo di supporto sia nelle case della salute che a domicilio dei cittadini. Quindi siamo operativi anche da questo punto di vista. Grazie Monica. Dagli interventi di Massimo Annichiarico e di Monica Calamai prendo due spunti che lasciamo a tutti voi, forse alcuni pezzi riusciamo ad approfondirli, altrimenti lo faremo nei prossimi giorni. Domani abbiamo un altro appuntamento sulla sanità, che tratterà per esempio con particolare attenzione il concetto di salute globale, con riferimento anche a uno degli aspetti che Massimo Annichiarico sottolineava, che è quello dell'equità, delle disuguaglianze. Domani alle 11:30 lo svilupperemo, peraltro con l'intervento dell'ufficio studi dell'OMS di Venezia, che ci presenterà anche i risultati di un'analisi economica che viene fatto
su quello che sono i termini di uguaglianza e disuguaglianza del nostro sistema sanitario. Però due punti mi piaceva sottolineare che emergono, a mio parere ovviamente, dall'intervento di Massimo Annicarico e dall'intervento di Monica Calamai. Il primo è la cultura, e qui Massimo aveva chiesto diciamo, un ruolo importante del Politecnico, anche di Forum PA, cioè come è necessario creare questa diffusione di consapevolezza fra tutti gli operatori sanitari. Noi ce ne facciamo carico, immagino, prendo ovviamente anche le parti del Politecnico di Milano, ma insomma, so che la Sgarbossa sicuramente condivide questo approccio, noi ce ne facciamo carico e in questo senso abbiamo fatto una scelta di campo proponendo diciamo alle aziende sanitarie di condividere con noi quel discorso di empowerment della cultura digitale degli operatori che stiamo proponendo. Il secondo è una riflessione che veniva fuori dal discorso che stava facendo invece Monica Calamai, a me molto caro e che vi chiederei, su quale vi chiederei poi un approfondimento, anche se volete in momenti diversi da questo, è il passaggio dal paziente al centro alla comunità. Cioè, una delle definizioni, una delle cose emerse, diciamo, da questo periodo di pandemia, secondo me, è proprio il fatto di trovarsi di fronte, nel caso dell'epidemia virale, ma anche nel caso delle cronicità, nel caso delle fragilità, di fronte a un concetto di comunità e di territorio, piuttosto che di paziente al centro. E qui lo sforzo delle strutture, come le regioni, in termini organizzativi e programmatori, o come le aziende sanitarie, come diceva Monica Calamai, di gestire questo rapporto con le aree interne, con le comunità territoriali, con i territori svantaggiati. Ecco, vi lascio con questa immagine che diciamo fa un passo avanti rispetto a quello che noi abbiamo sempre definito come una sanità che vede il paziente al centro. La dimensione mi sembra che stia diventando quella della comunità, quella del territorio, più che quella del singolo paziente, della persona solamente. Bernadette, torniamo, siete stati chiamati in causa più di una volta come player di mercato, adesso voi rappresentate Vodafone e Cisco ovviamente, quindi il passaggio è la risposta di Vodafone e Cisco a quelle che sono state le sollecitazioni di Massimo Annicarico e di Monica Calamai, però le riprenderei, no? Anche con questo discorso che avevamo appena accennato nel primo giro del procurement, però vediamo, appunto, qualifichiamo, diciamo, questo aspetto, questo profilo del player di mercato inserito nel momento di cambiamento determinato dal PNRR e da tutta questa voglia di dare risposte e le vostre capacità e gli strumenti che servono per attuare realmente questo cambiamento. E il procurement fa parte è una parte importante. Assolutamente, grazie Antonio. Sono fermamente convinta, lo accennavo prima, di quanto favorire la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per accelerare la trasformazione digitale del paese. Questo perché solo attraverso la collaborazione sarà possibile fare leva sulle capacità che le aziende private oggi hanno di investire su progetti di innovazione che possano vedere un chiaro ritorno per il mondo pubblico. Come Vodafone Business crediamo che la creazione di valore noi la vediamo attraverso una collaborazione, attraverso una partnership e non soltanto in termini di avvio di nuove iniziative, ma anche per gestire proprio in maniera efficace tutti gli aspetti che poi condizioneranno il dispiegarsi di queste progettualità e soprattutto anche garantirne la continuità. E credo che in un contesto come questo asse strategico sia anche la responsabilità sociale che come player di mercato abbiamo. Non ti nascondo che all'interno del nostro social contract tra i vari cardini riportati noi abbiamo l'obiettivo di accelerare il supporto all'evoluzione digitale nel mondo della sanità e siamo fortemente convinti che le tecnologie
tecnologie messe a disposizione possano insieme a un lavoro congiunto arrivare poi a quello che effettivamente vuole essere il traguardo che anche il PNRR sta disegnando. Per farlo, come si accennava, è chiaro che dobbiamo guardare un aspetto prioritario, un aspetto che riguarda l'annoso dibattito degli strumenti amministrativi che oggi sono a disposizione per poterlo fare. Come cittadino, come impresa, siamo sicuramente soddisfatti di come nell'ultimo anno ci sia stato un avvicendarsi di modifiche normative atte a semplificare comunque il modello, le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti in ottica di semplificazione proprio delle norme pubblicistiche. Dobbiamo ancora compiere diversi passi perché poi si riesca effettivamente a dare attuazione a un modello che possa garantire non soltanto l'allocazione di quei fondi, ma anche la possibilità poi di utilizzarli. In questo l'attuale disciplina del public procurement di fatto ancora non garantisce un sistema dinamico che possa fronteggiare in maniera chiara l'era della digitalizzazione. E per questo credo che il ruolo del PPP, quindi della partnership pubblico-privato, che fino ad oggi non ha visto tantissimo diffondersi, anche perché norma di diritto europeo recepita dal nostro ordinamento è ancora, diciamo, in... Non ancora proprio nostra, ecco, diciamo così, se posso permettermi, dovrà vedere in questi mesi, in queste settimane, un'interlocuzione forte tra noi del mercato e la pubblica amministrazione, il mondo sanitario soprattutto, perché poi insieme ci si possa accompagnare verso questa sfida tecnologica. Quindi diciamo, io sono molto positiva nel ritenere che questo cambiamento insieme lo potremo fare e potremo arrivare effettivamente a un sistema di procurement che con un investimento congiunto garantisca la tecnologia a tutto il paese. Grazie Bernadette, sì, questo è un tema che su cui c'è positività, ottimismo, basta guardare le gare sull'accordo quadro applicativo che Consip è in consegna in questi giorni, a cui seguiranno altre, qualche elemento di innovazione c'è, rimane un accordo quadro, però insomma, ci si sta muovendo dell'appalto classico, modalità che conosciamo tutti, verso frontiere di procurement diverso. Però seguiamolo questo discorso anche con il vostro aiuto, perché sicuramente ci dobbiamo muovere verso un obiettivo diverso. Adesso, piccola comunicazione di servizio, stiamo avviandoci alla conclusione. Chiederei a Massimo Annichiarico e a Monica Calamai di prepararsi un minuto di chiusura dopo il dialogo che io farò con Claudio Franzoni, perché ci terrei che fossero loro a chiudere questo lavoro che abbiamo fatto insieme questa mattina. E mentre lo sto dicendo avviso contemporaneamente anche i colleghi della regia, che ovviamente dovranno gestire questo piccolo cambiamento rispetto alla scaletta, però chiedo loro dopo l'intervento un minuto a Massimo Annichiarico, un minuto a Monica Calamai di sintesi concreta, cioè delle parole d'ordine che a vostro parere, dai vostri osservatori, potrebbero essere le bussole per l'attuazione del cambiamento che vogliamo tutti realizzare con i fondi. In questo caso vediamo il salvadanaio PNRR, non diciamo il piano in se stesso. Chiederei quindi a Claudio poi di economizzare un po' nel tempo della nostra risposta per dare questi due minuti a Massimo Annichiarico e a Monica Calamai. Francesco Tripepi, i tuoi quattro minuti per rispondere alle sollecitazioni, che sono tante, però... Ma allora, parto da quella che hai lanciato tu prima, dicendo che bisogna passare ai fatti. Allora, quindi, invece di descrivere la malattia, incominciamo a descrivere la cura, visto che siamo nel tema. Quindi abbiamo tutti capito quali sono i punti su cui lavorare. Allora, due punti fondamentali per accelerare il digitale.
Allora, tutte le aziende, fatemi usare il termine aziende che vuol dire pubblico e privato, dove l'IT è stato messo di fianco alla direzione generale a diretto contatto, hanno generato aiuto a cambiare i processi e a farli andare più veloci. Quindi questo è stato, l'hanno fatto un po' dappertutto nel mondo e tutti quelli che hanno fatto, diciamo, questo cambiamento hanno risultato, si dice, no? Dicono i ragazzi anche più giovani. E questa è la prima cosa. E poi bisogna cambiare il sistema comunque delle gare, perché la gara che, come in America dicono, one size fit all, cioè la gara che poi alla fine va bene a tutti, no, non funziona. Stiamo entrando in una dimensione molto complessa. La dottoressa Calamai ha detto giustamente di non essere soddisfatta che il PNRR in certe aree è, diciamo, no, no, non completo. Ha ragione, ma ha una complessità tale per cui probabilmente sarebbe stato un addendum di qualche capitolo di Treccani per andare a indirizzare i temi. Io direi sfruttiamo i concetti che sono stati messi lì per cercare di migliorarli poi nei territori e nelle integrazioni che abbiamo detto prima. Allora, noi come Sisco, che siamo nati con la rete in questo caso serve perché il territorio e tutte le strutture devono collaborare, devono essere integrate, devono avere una flessibilità di lavoro. Il medico in maniera trasparente deve entrare a lavorare con gli strumenti senza domandarsi né dove e né cosa sta facendo, perché lo sta facendo esattamente dovunque allo stesso modo. Noi come Sisco stiamo cercando di portare il massimo della tecnologia da un punto di vista del suo semplice utilizzo, quindi abbassando tutte quelle complessità che c'erano prima, che devono essere trasparenti per chi le usa. E quindi torno al caso d'uso. Facciamo i progetti che seguono un caso d'uso, seguono un flusso di come le persone lavorano e di come le persone fanno. Dopodiché lo miglioriamo e lo integriamo. La formazione è fondamentale, è corretto, purtroppo è una delle prime voci che viene tagliata dai budget, sia a livello del mondo pubblico che a livello del mondo privato. Noi abbiamo istruito le Network Academy, che sono dei centri di formazione sparsi su tutto il territorio, ce ne sono migliaia in Italia su cui convertiamo o portiamo persone a sapere di digitale, però è ovvio che adesso parte della formazione andrà strutturata perché con l'arrivo dei ragazzi giovani che sono appena usciti dai corsi di laurea, loro come li chiamo, come è stato fatto in un film, quelli col pollice opponibile, loro la tecnologia se l'aspettano già, se aspettano già che il luogo di lavoro che andranno a gestire abbia della tecnologia e molte volte non se la trovano. Quindi una parte di formazione ci arriva gratuitamente dai ragazzi giovani, ma c'è tutta l'altra parte che va portata allo stesso livello e quindi anche quello è fondamentale. Ora, le tecnologie non dobbiamo più dare evidenza che la tecnologia funziona, perché lo sapete tutti, dobbiamo solo metterla al servizio di chi la usa. Semplice e rapido. È ovvio che la parte organizzativa e la parte delle gare ci deve dare una mano, perché quella parte lì per la pubblica amministrazione è lo snodo fondamentale per cui realizzare tutte le cose che abbiamo detto oggi. Quindi la ricetta l'abbiamo capita, la medicina è quella e da un punto di vista pratico, secondo me non abbiamo alternative, dobbiamo per forza ingoiare lo sciroppo come ci facevano fare le mamme quando eravamo piccoli, per cui digitalizzare con l'organizzazione operativa e con gare che ci permettono di raggiungere l'obiettivo. Grazie Francesco, grazie anche di questo riferimento che facevi al discorso generazionale della formazione. Ne parlava martedì qui da noi il ministro Colao quando ragionava sulla relazione, cioè sulla capacità di corroborare, di potenziare la diffusione fra chi conosce e chi ha naturalità, diciamo con certezza, e chi invece, quindi gli anziani, i soliti discorsi che poi in realtà non corrispondono alla realtà perché abbiamo anziani molto capaci e giovani che molte volte
sono distanti dalla tecnologia pur essendo nativi digitali, classificati come nativi digitali. Guardate l'ultima cosa che è stata fatta sui giovani medici, dove abbiamo scoperto che i medici sotto i 35 anni in realtà sono quelli più distanti dalla tecnologia, eppure sono nati in un'epoca squisitamente digitale. Facevo riferimento a questa ricerca che è stata fatta dal segretariato dei giovani medici in uno dei miei ultimi articoli, in cui parlavo, mi meravigliavo esattamente di questo discorso generazionale. Scusate, solo una nota di colore, molte volte mi vedete annuire con la testa, ma perché io parlo con la regia. Ringrazio le colleghe Michela Fattore e Alice Confaronieri che sono nel back office e che mi stanno aiutando a governare questo lavoro insieme con voi, a cui ho chiesto di uscire, diciamo, dalla scaletta con appunto l'intervento finale. Le ringrazio, chiedo loro di avere pazienza se sconvolgo, ma ovviamente quello che ci preme a tutto Forum PA è il valore delle testimonianze che arrivano, e in questo caso mi sembra importante che a chiusura di questo lavoro Massimo Annichiari e Monica Calamai ci lascino un qualcosa che poi diventa la prosecuzione del lavoro. Ringrazio ovviamente anche tutti i tecnici che sono in regia, colgo l'occasione perché altrimenti vanno sempre sui titoli di coda e nessuno li ascolta. Claudio Franzoni, allora, gli stimoli sono stati tanti. Tu sei partner di P4I, società del gruppo Digital 360, a cui appartiene anche Forum PA, tanto per essere chiari, quindi player di mercato. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sono talmente tanti che se volete potrei parlare per 5 ore invece che 5 minuti. Ma rischiamo che Michela Fattore, che ho appena ringraziato, poi cambi idea nei nostri confronti. Sono tantissimi gli spunti. E devo dire che noi, per andare sul pratico e sul fare, è già da 2 o 3 anni che abbiamo proposto un modello per quanto riguarda la Connected Care, un modello che è stato anche poi utilizzato in qualche progetto, qualche primo progetto, dove devo dire, essendo stati coinvolti da alcune aziende sanitarie, più che altro per la parte di project management o per la parte di progettazione, confermo che fatto 100 l'impegno per la realizzazione di un servizio di telemedicina, il 10% è tecnologia. L'altro 90% è fatto di un mondo che spesso e volentieri in Italia viene o sottovalutato o magari non è conosciuto. È fatto di un mondo di service design. Scusate, uso termini inglesi perché sono i termini che sarebbe giusto, poi li tradurremo anche in italiano, utilizzare, che è quello che fa la differenza scegliendo tra due negozi di caffè che offrono lo stesso caffè. Io entro in uno, devo capire perché, la differenza è il service design. Un service design che permette di modellare il servizio, e l'altro tema è quello del patient journey, di cui avete già parlato, però vorrei fare un po' di riepilogo, ovvero parlare di telemedicina vuol dire progettare il servizio e andare a pensare a come il paziente naviga in questo percorso di servizio in maniera da garantire una facile accessibilità e garantire la massima soddisfazione, perché, come diceva Chiara Sgarbossa, c'è molto interesse ma molti non lo usano, un po' perché non ne abbiamo tantissimi di servizi di telemedicina, ma altro perché magari non gli abbiamo spiegato come fare ad accedere in maniera semplice e umanizzata, quindi mi riferisco a quello che diceva il dottor Annichiarico, a questo genere di servizi. Un altro aspetto è ovviamente quello organizzativo, quindi organizzativo e dei processi interni, e quello logistico, perché cambia radicalmente il modo anche solo di fare una televisita, o come a noi piace chiamarla, videovisita, perché abbiamo staccato il telefono e cominciamo a usare strumenti di videoconferenza che vengono nascosti all'interno di questi nuovi modi
di fare visite ambulatoriali. E quindi il tema è avere un approccio olistico dove, una volta che è definito il servizio, una volta che è definito il patient journey, nel quale vengono definiti i punti di contatto con i pazienti, allora andiamo a fare la progettazione tecnica. E guarda caso, se seguiamo questo percorso, la progettazione tecnica darà un risultato di strumenti che saranno perfettamente aderenti a quelli che erano gli obiettivi di questi nuovi servizi da poter implementare. Un altro elemento fondamentale, visto che mi manca un minuto e poco più di un minuto, altri due elementi fondamentali sono quelli che per fare telemedicina non possiamo pensare di avere dei sistemi che lavorano a silos. Cioè la telemedicina è per il paziente ed è raro che i pazienti seguiti in telemedicina siano monopatologici, per cui non ha senso avere X sistemi che si occupano della telemedicina verticalizzata sulla patologia, ma bisogna avere un concetto di una piattaforma di insieme che raccoglie dati strutturati che vengono condivisi con tutti gli operatori sanitari, sociosanitari, ADI, ne avete citati tanti, anche perché l'obiettivo finale di una piattaforma di telemedicina secondo noi è dare 4 servizi, e così concludo: servizi sanitari, servizi sociosanitari, servizi di riabilitazione e, molto sottovalutato, ma ne ha parlato prima Monica Calamai, la prevenzione. Perché se noi riusciamo attraverso queste piattaforme, questi servizi e questi sistemi e questi modelli diversi di affrontare la cura e la salute, che io divido sempre, in maniera integrata, con un'unica struttura dati, capace di dare a qualunque operatore il perfetto stato aggiornato di salute di un paziente, a questo punto saremmo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo. E ritengo che i fondi del PNRR riusciranno davvero ad accendere quella miccia che fino adesso è rimasta più che altro nell'ambito del dialogo e ci porterà al fare. Grazie Claudio, grazie per essere stato sintetico e rispettoso dei tempi. Perdonami se abbiamo tagliato un po' del tuo tempo, ma ripeto, mi piace tornare per chiudere da Massimo Annichiarico e da Monica Calamai. Allora, Massimo, a te la parola, non aggiungo nulla. Brevissimamente, grazie. Allora, primo concetto, sono d'accordissimo, semplifichiamo, ma non banalizziamo, perché se banalizziamo rischiamo di buttare a mare tutto, anche le cose che facciamo già e facciamo bene. Quindi sia la semplificazione, no alla banalizzazione. Quando parliamo di digitale in medicina parliamo di cose completamente differenti, parlare di teleconsulto, parlare di modalità sincrone e asincrone, parlare di raccolta dati attraverso i wearable, parlare di modalità di accesso ai sistemi e quindi lavorare su modelli human centered, sono cose molto differenti fra di loro, quindi è importante il tema della competenza. Questa cosa non può essere gestita come una giusta posizione rispetto a modelli di servizio che conosciamo e abbiamo già. Condivido quindi l'idea che per non banalizzare ci voglia una competenza. Semplificare e sviluppare concettualmente richiede la competenza e quindi la formazione di persone che su queste cose siano in grado di generare valore aggiunto. Secondo elemento, abbiamo parlato per 10 anni di value-based care. Io credo che non possiamo pensare di immaginare che il digitale non possa esimersi dalla valutazione di quanto, dove, come crea valore e dove, quanto, come non lo crea. Condivido molto l'idea che i fruitori sono i primi che sono in grado di valutare, da un punto di vista perlomeno della percezione, se un sistema digitale crea valore o lo sottrae, professionisti, comunità, cittadini, perché ne hanno la percezione immediata e lo capiscono. E come anche McKinsey ha chiaramente dimostrato, sia i professionisti, in una ricerca che ha pubblicato recentemente, sia i professionisti che i cittadini sanno valutare con molta attenzione se il sistema digitale che stanno utilizzando è centrato su di loro, è centrato appunto a un disegno non solo umanizzante, direi di più,
umanistico rispetto al proprio approccio, e questa è la misura di quel 10-20% di digitale all'interno di una lettura umanistica di un servizio che rimane alla persona, sia esso sanitario sia esso sociosanitario. Ultimo elemento, c'è un'evidenza scientifica ormai indiscutibile: i servizi digitali funzionano benissimo se sono inseriti in un contesto in cui le relazioni professionali, il rapporto di fiducia, il rapporto di affidamento a chi è dall'altra parte, qualunque sia dall'altra parte, oppure è con me in squadra, perché il paziente è parte della squadra, esiste. Se questo rapporto di fiducia, se questa modalità, questa credibilità, questa condivisione non esiste, non c'è strumento digitale che possa cambiare il valore generato da un sistema sanitario. Grazie. Monica. Vado un attimino per punti che mi sono segnata. Credo che sia fondamentale la coerenza del governo degli investimenti, questo lo vorrei sottolineare, questo vale anche per il digitale, ma direi in assoluto per tutta la massa di soldi e quindi di investimenti che verranno anche in sanità grazie al PNRR, quindi la coerenza degli investimenti, che vuol dire che anche quegli investimenti che non sono all'interno del PNRR siano coerenti però con il progetto complessivo che ritroviamo nel PNRR, che vuol dire e che rappresenta uno slancio, diciamo così, del paese profondo al cambiamento. Lo sviluppo della cultura digitale, lo sviluppo di una cultura digitale non solamente all'interno delle strutture sanitarie o sociosanitarie, ma anche lo sviluppo di una cultura digitale per il cittadino, che credo sia fondamentale, deve conoscere il cittadino, non siamo di fronte a una massa di sciocchi, quindi deve conoscere non la semplificazione ma la fruibilità degli strumenti digitali per il cittadino ma anche per gli utenti interni, che è una cosa diversa dalla semplificazione che può appunto scadere in una banalizzazione, ma devono essere fruibili e quindi smart, agibili da parte del cittadino. Credo che i concetti di comunità, di rete, di equità e di prossimità siano fondamentali. Occhio, perché se non è fruibile diventa diseco e non equo lo strumento digitale anche nelle strutture più remote e nelle aree più remote, quindi la fruibilità diventa un elemento non banale, è non banale. Spesso il fascicolo elettronico sanitario non solo non è conosciuto, forse per una non comunicazione, ma c'è anche una difficoltà ad accedere ai vari passaggi che viene lamentata dal cittadino, quindi questo lo sottolineerei. E poi, e questo rappresenta un pochino tutti quanti noi, quindi lancio anche questo messaggio: non aver paura del cambiamento, perché è chiaro che noi siamo di fronte in modo non violento, ma siamo di fronte ad una rivoluzione. Citavate prima il discorso a cui io tengo molto della prevenzione, le piattaforme digitali, come in altri paesi hanno già sviluppato anche sulla prevenzione, sugli stili di vita, possono cambiare il mondo. Direi che se vogliamo rimanere con il pallino in mano del governo della sanità e del sociosanitario, non ci possiamo esimere da questa profonda trasformazione che mette in discussione processi e modelli organizzativi, ma credo che sia inevitabile, se no saranno appannaggio di qualcun altro e non di un sistema sanitario pubblico, che credo sia un elemento invece determinante per garantire l'equità, la prossimità e l'accesso a tutti quanti. Grazie. Su queste parole di Monica Calamai io chiuderei, perché sono, credo, la sintesi migliore di quest'ora e mezza di lavoro. Ringrazio Bernadette Nubile di Vodafone Business, ringrazio Francesco Tripepi di Sisco, ringrazio Claudio Franzoni di P4I che è qui a fianco a noi, ringrazio Massimo Annichiarico, direttore generale della Regione Lazio, ringrazio Monica Calamai, direttore generale della AUSL di Ferrara. Ringrazio di nuovo per la pazienza dei colleghi Michela Fattori, Alice Confaronieri e tutto lo staff tecnico. Ringrazio, avete fatto bene a farla apparire, Chiara Sgarbossa, che pazientemente ha aspettato. Perdonami Chiara, ti stavo dimenticando. Grazie, come vedete le regie sono preziose da questo punto di vista, preziosissime contro la fallacia umana. Grazie di nuovo a Chiara Sgarbossa e ai suoi stimoli.
e vi do appuntamento a domani per l'altro appuntamento sulla sanità, mentre per chi avesse voglia oggi la giornata prosegue e poi chiuderemo domani pomeriggio con l'ultimo scenario sull'inclusione, appunto, che riguarda uno dei temi che abbiamo trattato. Grazie a tutti e buon lavoro.